scuse bianchissime, sono neri. Tra l'altro, sì, effettivamente, perfetto. Perfetto. Avremmo dovuto scambiarci the clothes. Ciao a tutti, bentornati a Parità in Pillole. Come vedete, non sono da sola, con me oggi c'è Eve. Oh yeah. Forse lo avete già visto, vi lascerò qui il link di un video che ha fatto Loretta Grace, Grace on Your Dash. Oggi invece con Eve parliamo di una questione che ho sempre voluto trattare, ma non ho mai voluto farlo da sola, in quanto fiera del bianco, a parlare da sola di questa cosa. Prima di tutto io dico, attenzione, se qualcuno di voi si triggera facilmente con questa parola, e sapete di che parola sto parlando perché è in descrizione, sappiate che io la dirò diverse volte, perché io sono team silente. La paura di una parola aumenta la paura della cosa stessa. Quindi, siccome stiamo facendo un discorso su quando ha senso dirlo, ammesso che abbia senso dirlo, e quando no, spiegandolo per me ha senso dirlo. Probabilmente YouTube non monetizzerà questo video in questo modo, ma pazienza. Quindi, la parola negro. In Italia qualcuno all'interno della Black Community la utilizza. Qualcun altro invece non vuole dirla, dà molto fastidio. C'è un video, c'è un altro video di Loretta che parla della differenza tra nero, negro e di colore, che vi lascerò giù in descrizione, assieme a un video di Tia dove lei racconta proprio della sua poca voglia di utilizzare la parola negro, nonostante lei sia afroamericana. Lei diceva, è una parola che richiama un periodo storico, che ha una connotazione politica, che non è semplicemente, anziché dire nero, è un'altra cosa. È utilizzata spesso in maniera dispregiativa, ragione per cui io non me la sento di utilizzarla, e lei lo dice da nera. Quindi vorrei trattare con te un po' la questione del come viene vissuta questa parola all'interno della Black Community, e poi dire come mai un bianco invece non la deve dire, indipendentemente dal fatto che un nero la dica oppure no. Passa un messaggio diverso, e quindi noi bianchi faremo tutti il favore di usare un'altra parola e vivremo lo stesso. Tu la utilizzi, sì. Non la utilizzi? Allora, diciamo che sicuramente è una parola che viene intesa con un'accezione fortemente negativa, anche perché siamo in una, soprattutto adesso, in un contesto sociale dove non può che essere interpretata come negativa, ma nasce storicamente probabilmente come negativa, perché nasce per differenziare, no? Vuol dire nero sostanzialmente, no? Viene dal latino, poi ripreso nello spagnolo, eccetera. Però chiaramente, come tutte le parole, secondo me portano un peso che va al di là della parola in sé e basta. Nel senso che quella parola, soprattutto in America, porta tipo 300-400 anni di storia dietro di sé, e anche forse anche di più. Quindi quando la si pronuncia non vuol dire più nero, non vuol dire più la differenziazione tra una colorazione un po' più scura e una colorazione un po' più chiara, però porta dietro con sé un sacco di accezioni negative, anche perché basta un attimo studiare la storia della popolazione nera americana e si capisce quanto sia stato, senza che porto qua esempi eccetera, lo sappiamo tutti. Però, no, non sono così completamente tutti quanti, quindi... Però dopo la scoperta, la conquista, l'invasione dell'America, eccetera, sono stati invasi a loro volta anche tutta la popolazione africana, non tutta, molta parte, da cui tra l'altro io vengo dal Togo, che si trova sopra il Golfo di Guinea, che è stata una delle zone più battute per l'esportazione di persone nere, per andare ad essere utilizzate come si dice, schiavi, però probabilmente anche peggio. Dopodiché hanno vissuto centinaia di anni di schiavitù, per poi dopo essere stata abolita la schiavitù, però sono stati segregati. Questo per dire che il termine, quando si dice negro, chiaramente noi in Italia la intendiamo in un modo, perché probabilmente anche perché comunque ha una certa consonanza con necro, no? Necro, che vuol dire morte, eccetera. Quindi, però comunque la parola nero già di per sé è sempre stata intesa come qualcosa di sinistro, come qualcosa di negativo. Se andate sul vocabolario ci sono solamente accezioni negative, no? In confronto al bianco, che vuol dire purezza, eccetera. Però quella parola è sinonimo di morte, è sinonimo di violenza, è sinonimo di schiavitù, è sinonimo di tante cose, tanto che i neri in America se ne sono appropriati e la usano tra di loro. Io personalmente non la utilizzo perché mi dà molto fastidio sentire quella parola. Cioè, è quasi come se il mio orecchio iniziasse a fischiare quando sento quella parola lì, perché comunque da piccolo ho subito atti di razzismo, eccetera. Crescendo, quando inizi ad entrare nella pubertà, nell'adolescenza, eccetera, quando ti senti discriminato per il colore della tua pelle, allora là diventa
tutta un'altra cosa, perché ha a che fare con delle persone che sanno quello più a me, cioè non sempre sanno quello che... Però di base lo sai che è utilizzato come un insulto quello, altrimenti diresti nero, visto che c'è la parola in italiano. Esattamente, esattamente, o diresti africano, o diresti il ragazzo, ecco, diciamo. E quindi sì, diciamo che io non la utilizzo quella parola perché mi dà molto fastidio. Tendo ad utilizzare più nigga come parola. Ok, ora, nigga vuol dire esattamente la stessa cosa, portare allo slang la parola nigger, ok, è diventata nigga, in America si utilizza, non usatela se andate in America, perché... Infatti c'è anche questa famosa, la N-word la chiamano, no? Che, tipo, se hai un amico bianco, tu puoi dargli la permission to use the N-word, quindi il permesso di usare la parola negro, se gli dai il permesso loro può utilizzare. E infatti tu mi raccontavi che effettivamente i tuoi amici, qualcuno con te la utilizza e tu dici, non mi arrabbio perché so che l'intento non è quello di offendere. Assolutamente sì, perché... C'è da dire anche questo, che ultimamente, negli ultimi periodi, non so da quando, però sto percependo questa cosa che essere di colore tra i giovani, avere amici di colore, frequentare, conoscere la cultura, mangiare cibo, eccetera, è molto, sta diventando molto figa come cosa, ok? Non è ancora ai livelli dove siamo accettati completamente, però tra i ragazzi, soprattutto quelli che si sono avvicinati alla cultura hip hop, eccetera, o comunque... probabilmente semplicemente perché adesso ci sono molte più comunità eterogenee, nel senso che quando ero piccolo io andavo a scuola ero praticamente l'unico, forse eravamo in due neri in tutta la scuola, o comunque due stranieri in tutta la scuola, forse tre. Adesso invece le classi sono fatte di etnie completamente diverse. E... Sì, questa cosa del sta diventando figo, vorrei capire quanto sia la voglia di conoscere una cultura diversa, delle origini diverse, allora ci sta, e quanto sia il devo completare il mio album delle figurine. Perché a me vengono in mente anche soggetti che, ah ok, l'amico africano, check, l'amico filippino, check, ok? E diventa io sono figo perché ho gli amici che... E questo, come dire, riduce una persona alla sua etnia. Certo. E quindi... Cioè, attenzione anche, perché secondo me c'è il lato negativo del questa cosa sta diventando figa. Sta diventando figa perché sta diventando una moda, o sta diventando figa perché forse stiamo ampliando un attimo la mente? Assolutamente, no, infatti... Ho appunto di domanda, non ho risposta ovviamente. Infatti, cioè il mio dire che sta diventando figo non è esattamente tutto positivo, nel senso che sì, da un lato chiaramente mi sento molto più contento se una persona vuole essere mia amica, vuole avvicinarsi eccetera a conoscere me, la mia cultura. Dall'altra parte invece si percepisce a volte quella cosa là, ok, del fatto che è una moda, è bello, è figo eccetera. Comunque la parola viene utilizzata, ok, in queste, anche tra i miei amici mi chiamano così eccetera, però per identificare più che altro qualcosa di cool, qualcosa di bello e positivo, dimenticandosi il vero significato della parola molto spesso, capito? Okay. Per quello dico che sì, è positivo, però probabilmente a volte si perde un po' sempre la percezione di quello che voglio dire. Io, per quanto riguarda questo discorso, faccio spesso un parallelismo con la parola bitch, che tra l'altro tecnicamente vuol dire troia, ma sappiamo che in americano e in inglese viene utilizzato come sinonimo di stronza in realtà. Però anche qui io ho la chat con le mie amiche, ogni tanto capita il we troie, okay, tra noi tre, e in quel caso... Ovviamente non è detto come insulto, quindi all'interno di quel gruppo. Dopodiché, se invece è una cosa comunque viene fatta una volta ogni tanto, non è la prassi chiamarsi in questo modo. Ogni tanto mi dà fastidio, non lo faccio, e se scopro che un'altra ragazza questa cosa dà fastidio, a maggior ragione non la faccio, anche se siamo tra ragazze. Il problema è se un uomo si azzarda a dire "we troiette", lì cambia completamente il significato e tu non lo puoi fare, e non importa quanto io possa chiamare troia la mia amica, tu sei fuori da questa cerchia e non lo puoi fare. Questo ragionamento io lo prendo e lo metto pari pari con la parola negro, ma anche nigga in realtà, perché in realtà sì. Il fatto che loro tra neri si chiamino nigga non dà a te in alcun modo il lascia passare per utilizzare quella parola, perché
arrivando da te assume un significato diverso. Se un uomo dice troia ad una donna, sta manifestando un certo tipo di potere, anche se non lo vuole, ma lo sta facendo nella realtà dei fatti. Stessa cosa se un bianco si azzarda a chiamare negro un nero, per quanto possa essere in buona fede, sta invece passando un messaggio. Sta passando un messaggio politico e culturale. C'è questa cosa che, ah, ma allora la libertà di espressione finisce esattamente dove comincia il rispetto per l'altro. Se l'altro è infastidito da quella parola, io non la uso. E se io non conosco l'altra persona, di base non la uso. Anche se alla fine si rivelerà la persona più easy del mondo, per cui non gliene frega niente, io nel dubbio non la utilizzo. Sono abbastanza infervorata su questo discorso perché non ne posso più del piagnucolio dei bianchi su questa cosa. Vedi anche tutta un'altra questione che non possiamo toccare adesso perché verrebbe un video lunghissimo, ma tutta la questione del razzismo al contrario, prendendo sempre come esempio Black Panther. Oh mio Dio, ma in Black Panther c'è soltanto un bianco, e piangere per questa cosa che mi fa assolutamente sì, no, c'è proprio articoli su articoli, razzismo al contrario. Ma come gli etero che dicono dov'è il mio etero pride? Cioè, è sempre la maggioranza che ha più potere politico che a un certo punto dice batte i piedi, ma allora anche io, certo. Senza ricordarsi da dove si parte. La questione è questa. Questa parola qua è diventata un modo per identificarci ed è quella. Cioè, ma anche mi capita molto spesso che le persone, non sapendo che io sono nei paraggi, dicono sì, c'è un negro. Poi dicono, ah no, ma guarda che non senza offesa, non te volevo offendere. Bitch, what you talking about, man? Cioè, nel senso, ci sono mille altri modi per esprimersi. Io, se dovessi indicare un mio amico italiano, non è che direi, ah, c'è un bianco, capito? Cioè, non so come dirti, direi il suo nome, il mio amico, il ragazzo, eccetera. In questo momento, le persone con questa colorazione di pelle sembra che non possano socialmente essere ad una certa posizione. Può solamente essere il cucumbra, quello che viene a darti i braccialetti, o altrimenti, infatti anche quando entro nei locali la prima lingua con cui mi parlano è l'inglese, perché presuppongono che io sia americano, nel senso che non può esserci un italiano nero che entra in un locale a mangiare. Mm-hmm. You understand it? Sì, sì, questo però ha a che fare con proprio la mancanza di esempi. Per quanto io possa essere di mentalità aperta e mi occupi di questi temi, io se vedo per strada un ragazzo nero, la prima cosa che penso non è è sicuramente italiano. Cioè, il primo pensiero va al deve essere straniero, deve arrivare da qualche parte. Poi io non ci metto il pregiudizio negativo. Quello nel senso, sì, arriviamo da qualche altra parte. No, vabbè, sì. No, invece no, nel senso che c'è gente che è nata qua, quindi non arriva da nessun'altra parte. Sì, cioè. Sì. Però senza metterci pregiudizio negativo, perché per me straniero non è sinonimo di qualunque roba negativa, però anche io faccio il pensiero. Cioè, il primo pensiero non è deve essere italiano. Certo, no, certo. Cioè, non è. Ah, sì, è sicuramente un ragazzo di seconda generazione. No, la prima cosa è quella, ma quello perché appunto mancano gli esempi. Il problema sta qua nel far coincidere una persona con il colore della sua pelle. Cioè, tu sei un nero. Sì. E non sei nient'altro. La storia è ancora molto recente, molto calda, il tema e tutto quello che sta succedendo, i media che secondo me anche lì tendono ad essere un po' identificativi anche loro, nel senso che se succede qualcosa viene detto l'immigrato, il nordafricano, eccetera, piuttosto che comunque siamo tutte persone, no? Se fosse stato commesso, cioè se viene commesso un omicidio da un'altra persona, viene scritto padre di 50 anni ammazza. Sì, dai altre informazioni. E quindi, come dicevi tu, è la mancanza di esempi che porta un po' anche a usare termini che poi vogliono dire tutto, non vogliono dire niente. Allora, questo è quanto. Io spero che più o meno si sia capito. Sapevo che avremmo divagato un po' e infatti lo abbiamo fatto, ma perché veramente il tema è molto concatenato. Appena vai a toccare una sfumatura, immediatamente però devi parlare anche di quell'altra. Io lo chiamo parità in pillole. Ogni tanto sono cure antibiotiche di parità.
Grazie Yves per essere stato qui. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto e io vi ringrazio per aver visto tutto questo video lunghetto. Vi ringrazio se vorrete condividerlo sui vostri social e farlo vedere ai vostri amici e ai vostri genitori, perché già la nostra generazione sta facendo un passetto avanti, ma quella precedente ha bisogno veramente di vedere esempi diversi, quindi se volete fatelo vedere anche loro. E come sempre grazie mille per aiutarmi a creare cultura insieme. Ciao! Peace.